Buongiorno, Michele Destro di Stabile. Questo è un intervento abbastanza veloce per mostrarvi quello che sono, diciamo, le caratteristiche peculiari della muratura armata. Parliamo di adeguamento sismico, quindi lasciamo perdere il nuovo. E schematicamente, in maniera molto semplicistica, possiamo dire che quando prendiamo un edificio, lo demoliamo, ricostruiamo, sicuramente andiamo ad adeguarlo sismicamente, perché lo facciamo in funzione dei nuovi regolamenti, quindi sicuramente questo verrà adeguato. Se invece manteniamo l'esistente, possiamo adeguarlo o migliorarlo sismicamente. Fondamentalmente le tipologie di intervento che andiamo ad effettuare sono legate agli elementi portanti, agli elementi di tamponamento, poi quelli secondari, strutturali e non. Quando si interviene nella parte strutturale, quindi la parte tamponatura, la parte della strutturale e la parte di fondazione. Qui sono i punti, diciamo, macroscopici in cui si interviene sull'elemento esistente. È chiaro che in base a questo abbiamo diverse tipologie, quindi possiamo avere il tamponamento dove la struttura è già a posto, il tamponamento lesionato viene rinforzato. Non stiamo qui adesso a parlare di tipologie di interventi che si possono attuare, ma è il concetto che deve passare, quindi è il tamponamento che viene sistemato perché è fissurato, perché non più rispondente alle normative. Chiaramente a questo poi, una volta che si sistema la parte strutturale, si passa alla parte chiaramente energetica. C'è il concetto di andare a intervenire sulla parte strutturale, quindi andare a intervenire sulla parte, in questo caso, di pilastratura con setti in calcestruzzo, oppure, e qui si entra nella parte del laterizio, con la muratura portante. Ecco, fate presente una cosa, torno un attimo indietro. Allora, il setto in calcestruzzo come pilastri non hanno il discorso, il vincolo dell'angolo. Se vedete, con la muratura invece portante c'è l'obbligo dell'angolo, muratura portante ordinaria. Se a questo passiamo al successivo sistema, ed è quello di la muratura armata, torniamo al setto. Quindi il setto in calcestruzzo e la muratura armata fatta a setti hanno la stessa tipologia di intervento, perdono il vincolo, la cogenza dell'angolo, quindi si lavora a setti anche con la muratura armata. Ecco il vantaggio di passare quelli che sono, come dire, quei vincoli che dà la muratura portante, vincoli che poi, vedete, capitano anche in ambito progettuale. L'architetto è obbligato in qualche modo a essere vincolato a delle murature e a delle punti, diciamo, che la muratura portante ordinaria obbliga nello schema distributivo. La muratura armata la si può fare anche in pilastri, quindi nell'adeguamento sismico chiaramente la struttura muratura armata è un approccio identico a livello, diciamo, di elementi come il calcestruzzo, con la particolarità chiaramente che ho dei carichi che vado ad applicare inferiori. I setti che vado a mettere di muratura armata chiaramente sono realizzati in elementi di laterizio con una conformazione che rispetta i parametri di legge, quindi foratura, parametri meccanici, dimensioni, al cui interno vengono alloggiati i ferri d'armatura, verticale ed orizzontale. Velocemente, il ferro orizzontale, verticale, ha un interasse massimo di 4 metri, stiamo parlando in NTC 2018, quindi normativa. I ferri orizzontali hanno un interasse massimo di 60 cm e questo elemento, così com'è, è un setto dove all'estremità deve presentare armature con 2 cm quadrati minimo di sezione, quindi un F16. Nel caso fosse più lungo di 4 metri, almeno un ferro in mezzeria. E poi il ferro orizzontale, voi vedete, sono quegli elementi, i punti blu. Questo elemento è un elemento portante. Il concetto è che io però, oltre all'elemento laterizio, ho l'armatura. L'armatura che deve essere collegata alla fondazione. Quindi spesso e volentieri, quello che è il problema maggiore è quello come parto con l'armatura verticale con la fondazione. Parto prima o parto dopo? Nel senso, il ferro verticale lo metto a getto completato della fondazione oppure prima di gettare la fondazione?
Spesso e volentieri nell'ambito progettuale ci si dimentica nell'ambito esecutivo, perché poi è molto facile fare il progetto, lo si passa all'impresa, l'impresa si trova il progetto, lì poi dice adesso cosa faccio, come metto il ferro, quanto foro fa, posso forare? Allora qui è uno schema molto semplice di quello che è la gestione dell'armatura verticale in post o prefondazione. Cosa vuol dire? Post fondazione già gettata, e quindi io opero con la fondazione già finita e vado a forare la fondazione ad applicare una resina epossidica e poi il ferro d'armatura verticale. Nel secondo caso invece avete prefondazione, vuol dire che io ho già alloggiato e legato nei ferri di fondazione il ferro verticale, un moncone di circa un metro che esce dalla fondazione per poi riprendere l'altro ferro e poi faccio il getto. Le due tipologie, banalmente vedete, ferro verticale F16, un foro da F20, il foro è sempre più largo del diametro chiaramente, almeno di 4 mm rispetto al diametro stesso. Una verga verticale che mediamente può essere unica, quindi può partire dalla fondazione da fare l'impalcato e uscire già per il secondo impalcato, quindi evito di fare il foro nel secondo impalcato, nel secondo solaio. Una lunghezza mediamente che va intorno ai 4,10 m, 4,15 m, la verga F16 al secondo corso rimane ferma, non sbandella più, e quindi io posso, una volta messo il ferro verticale, essere a posto, quindi poi nel secondo impalcato partire affiancando il ferro verticale, legarlo e posare il blocco di laterizio. Poi vedremo il blocco come si posa. Diversamente invece nel caso della prefondazione devo sapere dove mi capita il foro del blocco di laterizio, perché lì andrò a posizionare il ferro, perché il ferro deve essere giusto, quindi avere la dima del blocco dove andrò a fare il ferro. Il metro è sufficiente per fare la ripresa per la verga, perché poi continuerà e potrà essere come quella di post fondazione, quindi intorno ai 4 metri. Il concetto è che una volta che ho messo il ferro verticale, io non devo mettere dal lato il blocco, perché altrimenti il gioco vale che ormai ho fatto, mi conveniva lavorare a Monconi. Il sistema Taurus vi permette di operare a livello uomo, perché il blocco ha una sorta di apertura. Se si vede, il mouse non si vede. Che permette che rompendo la cartellina si può mettere il blocco a livello uomo e non dall'alto. Quindi la mia verga alta 4 metri mi permette di operare orizzontalmente e non verticalmente. Questo garantisce un'operatività e una velocità di esecuzione sicuramente a vantaggio non solo della posa in opera, ma sicuramente anche della correttezza e della prestazione prevista in progetto. Allora, fare edifici nuovi sicuramente è scontato, tra virgolette. Il problema è fare edifici esistenti, e quello che vi mostro è un intervento di un edificio scolastico, e quindi qualcosa che aveva bisogno di tempi di realizzo molto veloci, perché fatto durante il periodo estivo, cioè chiuso a fine maggio la scuola e riaperta a settembre, quindi 3 mesi di intervento. Il polo scolastico aveva previsto un intervento con setti in calcestruzzo, quindi non solo intervenire sulla parte di muratura, ma chiaramente intervenire anche sulla parte di fondazione, quindi allargare, diciamo, lo zoccolo di fondazione per sopperire anche ai nuovi carichi, soprattutto i carichi che andavano ad agire con il cemento armato. La struttura era molto varia, era molto estesa, con diversi corpi di fabbrica, quindi era abbastanza complesso, anche perché era previsto il taglio degli elementi esistenti con l'inserimento di nuovi elementi. Quindi oltre a intervenire sulla parete si interveniva sulla parte di fondazione. L'aver agito con una muratura armata ha previsto di ridurre le sezioni di fondazione, perché il carico che si andava a applicare era più basso. Banalmente il volume era quello che si interveniva come setti, solo che invece di avere 2400 kg a metro cubo ne avevamo 1200, quindi meno della metà. Quindi questo ha dato vantaggio non solo in fase esecutiva come tempi, ma come costi anche l'età appaltante, cioè il comune ha speso anche meno per l'intervento. Qui il fattore del tau è stato fondamentale, perché l'armatura verticale è stata inserita a fondazione
e l'intradosso del solaio, quindi la barra verticale era, come dire, non aveva punti di ingresso, quindi o io avevo qualcosa da inserire orizzontalmente, se no dall'alto andavo a sbattere contro il solaio. Quindi era fondamentale avere un sistema che potesse permettere all'operaio di agire in maniera orizzontale. Quindi in questo caso il Taurus è stato sicuramente a vantaggio. Tenete conto che era previsto un 35, invece il 30 è stato sufficiente come spessore per la prima categoria, che ha permesso coefficienti di sicurezza più bassi, quindi valori, diciamo, di prestazione maggiori. Quindi anche quello hanno recuperato 5 cm di spessore a vantaggio di una volumetria che, a quanto sembra, l'impresa ha avuto anche un ritorno economico come fine cantiere. Io vi mostro le tre immagini di cantiere e vedete che lì è un angolo che è stato tagliato e inserito la muratura armata. Vedete che ci sono i ferri che, vedete, partono e quindi raggiungono l'intradosso del solaio, e sono elementi chiaramente che hanno permesso di operare velocemente, garantendo anche all'impresa stessa un sistema costruttivo che è la muratura. All'impresa, quando si dà il laterizio, tendenzialmente è più assicurata, perché tenete conto anche che quando era previsto il getto di calcestruzzo era anche un problema come casseforme e come armatura, perché c'era una serie di armature previste che era veramente folle. Quindi a livello anche di inserimento di armatura e gestione anche di cantiere è stata una velocità di esecuzione, e garantendo poi il rientro della scolaresca, non dico i primi settembre ma a fine settembre, quindi si è riusciti in 3 mesi a fare qualcosa. Attenzione che poi il discorso anche esecutivo ha permesso che quando si fa la muratura armata non c'è bisogno dei classici 28 giorni per quanto riguarda il discorso del getto e della scasseratura. Quindi anche in quel caso lì la velocità di confezionamento è stata a vantaggio del sistema costruttivo. Vi ringrazio del breve intervento.